Ma l'idea è quella della porta, perché ovviamente la nostra città nasce come una città senza mura, quindi aperta verso la campagna. E quindi l'idea della porta era quella sia perché doveva aprire e far entrare, diciamo, dal fuori verso la città verso la campagna. E anche perché doveva presentare un po' il passaggio, no? Tra quello che c'è stato, il passato, il presente e insomma, e poi la memoria. Quindi quando tu attraversi la porta, quando entri, diciamo, in una porta, tu attraversi, comunque vai da qualche parte. In questo caso tu, venendo dal fuori, vieni verso la città, quindi attraversi, e c'è il momento della memoria, quindi lì chi attraversa la porta si ferma, osserva, ritorna, visita, diciamo, tutti quei nomi, cognomi che hanno contribuito alla bonifica in questo nostro agropontino. Il mio lo sto cercando, con la Z. Mi sa che stava in alto, non mi ricordo dove. Com'è? Zampieri. Zampieri. Io sono l'artefice di questa cosa. Veramente? Sì. Bella cosa. Son venesto in piscinara per trovarmi l'amorosa goccia pala perniciosa, goccia pala perniciosa. Son venesto in piscinara per trovarmi l'amorosa goccia pala perniciosa, reserò da marida. Finché dura questa crisi, e pala che non segue già pala, sarò la fidanzata, la sarò la fidanzata. Finché dura questa crisi, e pala che non segue già pala, sarò la fidanzata, resterò da marita. Con Luciano Murer, il presidente di Valdobbiadene, quello che ci ha ospitato a Valdobbiadene quest'anno, e mi ha detto che si sta interessando per trovare il locale per la mostra di Walter. Ma più che altro oggi aveva l'appuntamento col titolare del locale, che cercava di risolvere questo problema del locale. Per cui per la festa allora è deciso domenica 9 dicembre. Inutile che ci, prima o dopo andiamo scombussolato tutto quanto. No. Prima non se lo fa, dopo non se lo fa. Prima sarebbe il 2. Troppo presto. Agli impegni che ci aspettano, da qui a dicembre ce l'abbiamo. Siamo nel Museo della Terra Pontina, museo storico demo-etno-antropologico. Questo museo rappresenta il primo riferimento istituzionale per la salvaguardia della memoria storica del territorio pontino. Venendo al Museo della Terra Pontina abbiamo modo di capire e di riconoscere le nostre radici, di capire quali sono stati i momenti fondamentali, che cosa ha spinto tutte queste genti a trasferirsi in questo territorio, e quindi diventa un riconoscimento della nostra identità collettiva. L'associazione Trevisani nel mondo è nata nel 1993. La scintilla venne dai soci fondatori dell'associazione nazionale, che vennero in Agropontino sapendo che c'era una grossa comunità di gente veneta venuta qui nel 1932. E qual era lo scopo dell'associazione? Di ricostruire i collegamenti con la terra
dei nostri nonni, dei nostri genitori, che si erano un po' persi questi collegamenti, queste amicizie, queste conoscenze. E si incominciò a ricostruire queste amicizie, queste conoscenze, andandoli a trovare con gruppi, e a loro volta loro venivano qui. Si incominciava a far conoscere anche quello che era l'agropontino, quello che era la bonifica, perché non tutti la conoscevano, oppure la conoscevano ma in maniera sbagliata. Questo museo ti riporta proprio la gioventù, diciamo, di quando si era ragazzini. Le nostre case erano così, i mobili sono quelli che un po' tutti quanti avevamo, mobili molto molto rustici, molti erano arrivati addirittura, i nonni se li erano portati dal Veneto, non tutti ma qualcuno sì. Il camino, me lo ricordo così bene, con la pentola, il focolar, dove si faceva tutto, lì si faceva tutto. E serviva anche per riscaldarci, perché poi all'epoca riscaldamenti non ce n'erano di certo. Mi chiamo Beniamino Piva, sono nato al comune di Trevignano, Treviso, il mio paese è Musano, il 23/9/1928. Siamo venuti a Latina l'8 dicembre del 1933, siamo arrivati qui a Latina, a Littoria. Eravamo in 33, famiglia unica. Quando siamo arrivati qua si sono trovati un po' spaesati, si piangevano perché dice... Qua le strade erano in costruzione, fango a non finire. Come vedevi i genitori che a fatica tiravano, sai, ti immedesimavi, perché cominciavamo a capire la situazione com'era. Che poi anche con l'opera nazionale combattenti in quel tempo, non è che c'avevi quelli che volevi. Lì ti davano quel tanto per vivere e ti dovevi arrangiare in qualche modo. In stalla c'avevi le bestie, e ti era permesso soltanto una da latte. E per esempio noi eravamo in difficoltà per latte per i bambini, però le dovevi mungere di nascosto, che non se ne accorgevano i fattori. Nel 44, quando è arrivata la guerra di nuovo, sul più bello che eravamo avviati, si andava discretamente, è venuto il crollo completamente, perché anche noi qui abbiamo dovuto scappare via con la guerra. Io tornerei subito là. No, dove? A Treviso, là dove sono nato. Mi piaceva molto, mi sarebbe piaciuto molto, però non mi dispiace neanche essere qui, così. La sente sua adesso questa terra? Questa qui, sì, anche se adesso non è più mia, perché io ho scaricato tutti i figli adesso. Tutto il potere erano 12 ettari, tutto il potere che poi prende dal canale, arriva fino a quel kiwi laggiù e fino alla strada, questo angolo qui.